Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale. Ragazzi, oggi anzi, benvenuti al nono episodio su 38 dei pronosti di Serie A della stagione 2023-2024, ragazzi. Oggi ragazzi, vi viene a pronosticare la nona giornata di Serie, ragazzi. E ragazzi, anche ma perché ragazzi, lo sto registrando in giorno che deve scaricato. Quindi. Comunque ragazzi, iniziamo da sabato 21 ottobre, ore 15, e la Sorona Napoli. Ragazzi, il Napoli, ragazzi, si trova in zona Europa League. In cerca la Sorona, ragazzi, si trova attualmente nelle zone basse della Liga. Cioè, alla sedici in zona playoff. Cioè, playout e off, insomma. In Napoli, ragazzi, diciamo, quest'anno è partito discreto, come il Verona. È partito alla sfuria spagnola e poi è calato. Però, questa partita, ragazzi, come la vince il Napoli, ragazzi. Sul risultato, ragazzi, di 3-0 per il Napoli, ragazzi. Poi, ragazzi, andiamo alle ore 18, Torino-Inter, ragazzi. Che, raga, non vi dico perché, ragazzi, uscirà il video dopodomani, ragazzi. E poi, raga, andiamo alle ore 20:45. Sassuolo-Lazio. Allora, il Sassuolo, ragazzi, è una squadra che dà fastidio. Fastidio. Ha fatto tutto nei secondi tempi. Quindi, raga, la Lazio quest'anno è partita proprio malissimo e diciamo si sta riprendendo un po'. Però, secondo me, raga, la Lazio quest'anno è, diciamo, secondo me farà fatica a andare in Champions League. Farà molto fatica, secondo me. Comunque, ragazzi, Sassuolo Lazio finisce X. Cioè, pareggio, ragazzi, finisce, raga. Per me, ragazzi, finisce. E finisce la parte, finisce sul fatto di 1-1. Però, andiamo a domenica 22 ottobre. Ore 12:30, cioè 12:30. Roma Monza. Ah sì, il la Roma, ragazzi, ne parte también con la cioè le due cose di Roma non parte nemmeno benissimo. Roma c'è, raga, il Monza, diciamo, è il sotto che va, quindi anche se grazie che la Roma si trova a metà classifica e il Monza si trova in zona Conference League. Però, cioè, raga, ha un punto di differenza hanno un punto di differenza. In base nella 12, in cioè la Roma ne 11. Se bella, sem destem, friend. Ragazzi, e però, questa parte, ragazzi, secondo me, la vincia la Roma, ragazzi, soffrendo, perché, ragazzi, la Roma non so come la vedo quest'anno, ragazzi, stita fetta, robiscotto, vince la Roma sul stato di 2-0. Poi andiamo alle ore 15. Ciu partita. Bologna-Frosinone e Salernitana-Cagliari. Bologna-Frosinone, ragazzi. Ah sì, il Frosinone si trova in zona, diciamo, ottavo posto. Vince, ragazzi, il Bologna si trova a undicesimo. Hanno anche loro un punto di differenza, ovviamente. Come Bologna-Roma. Cioè, come Monza-Roma, un punto di differenza. Ragazzi. E secondo me, questa partita, ragazzi, Bologna-Frosinone vince il Frosinone. Risultato
Vince il campionato di 2-0 con gol di Chedira e Sule. Perché c'è Trump al fan da calcio. Sbaram Kassent e Trump. Purnuco Mavast. Gios Papillenu Votichiolt. Au fan da calcio. Ci non avete capito. Come Muxio e Mendanzo. Salernitana Cale. Si trova entrambi in zona. Cioè, retrocessione. Ragazzi, trovo entrambe. Trovo entrambe. E secondo me questa partita sarà un pareggio. Anzi, sì, pareggio. Però sarà 0-0. Andiamo alle ore 18. Atlanta Genova. Atlanta, ragazzi. Atlanta sta in zona Europa League. Sesto posto, cioè il Genoa, ragazzi, sta a, diciamo, a, nelle zone basse, però è una squadra che dà fastidio. Quando se sta rete a voi, dà fastidio, rete a voi, perché, raga, rete a voi, ce l'ha anche a fare calcio. Grazie. E ragazzi, la vince la Atalanta su di 2-1. Buonasera, andiamo a alle ore 20:45. Milan Juve. Ora ragazzi, un po' parlare. Allora, ragazzi, la Juve, ragazzi, non gioca a fare gioia, è stato scoricato per 7 mesi. Per i caso, come se che questo sarà un altro che mi parlo di lui, no, un altro che farò. Quindi ragazzi, secondo me, allora sì, il Milan, ragazzi, allora Magnan si sta tra la partita, perché ragazzi è infortunato, cioè auto il catenoso, secondo me dovrebbe più di una partita, ragazzi, perché quella è folle, è pericoloso. Però sì, il secondo portiere, ragazzi, cioè Sportiello, si è infortunato ieri, proprio ieri, ragazzi, ieri sera, ho detto a te. Poi, ragazzi, e giocherà il terzo portiere, Mirante, contro la Juve, che ha 40 anni, credo, Mirante. Ah, no, cioè, la vedi, sta stumblaneo, cioè, sta partita. Comunque. Però, secondo me, finisce in pareggio. Fece in pareggio, ragazzi. Pareggio. Anzi, no. Vince la Juve. Perché, ragazzi? Ammirante, sì, è di esperienza, ragazzi, però cioè, non ho visto un po', cioè, lo fa il caos, visto su quelli, Ammirante. E alta. Da quando stai a Upar? No, a dove stai? Allora scarica gli estate sui qua. E data no, sai che cioè, da me non quasi inganna, sai che canna canna show, quindi. Canna 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 qua. E ragazzi, questa è la Juve, ragazzi. Sul risultato di 3-1. Ora andiamo a lunedì 22 23 ottobre. Grazie. Ore 18:30. Allora, Udrise Lecce. Ah, vince il Lecce, ragazzi. Sul risultato di 2-0. Poi andiamo alle ore 20:45. Fiorentina e Empoli, ragazzi. Ragazzi, queste raga, due squadre, ragazzi, sono due squadre, ragazzi, andiamo, raga. Le amici hanno la selezione, ragazzi. E raga, la Fiorentina sta in gioco. Cioè, vediamo se qui, ragazzi, vince, ragazzi. La Fiorentina, sono risultato di 1-0.
Ragazzi, Napoli è una squadra tosta da affrontare. Quindi, ragazzi, il video finisce qui, ragazzi, e ci vediamo, ragazzuoli. Domani, ragazzi, con la partita di torno Inter, ragazzi, e domani, ragazzi, ci vediamo con una canzone, ragazzi, che andrò a listare dopo nel pomeriggio. Quindi, ragazzi, ci vediamo. Bello. Ciao ragazzi!